margine della prima seduta dell'Assemblea regionale ascoltiamo Giusy Savarino, Carmelo Pace, Margherita La Rocca Ruvolo e Gaetano Galbagno. Galbagno! Sicuramente un grandissimo senso di responsabilità, abbiamo tantissimo da lavorare nell'interesse della Sicilia e dei siciliani. Questi 5 anni non possono essere gli anni delle passerelle, ma devono essere certamente gli anni dei fatti e delle risposte. Io personalmente, essendomi occupata di sanità, mi auguro di poter continuare su questa linea e penso in particolar modo alle risorse che dal PNRR devono arrivare e quindi immagino quella rete che in commissione è stata portata avanti nella legislatura passata, la rete del PNRR con gli ospedali di comunità, le case di comunità, e per questo ci deve essere sia da parte del governo nazionale che di quello regionale e ovviamente dell'assemblea e della commissione salute il massimo impegno per poter portare avanti quella che è la medicina territoriale, perché di fatto sia gli ospedali di comunità che le case di comunità daranno risposte in questo senso. È ovvio che le criticità sono tantissime, i problemi sono molti, dobbiamo anche avere i conti in regola, i conti a posto per poter poi lavorare col governo centrale. Ci sono le criticità che vengono fuori dal caro bollette, dalla crisi energetica, dalle conseguenze di una guerra, e quindi sul tavolo, diciamo, sia del Presidente della Regione che del nuovo governo che di questa Assemblea saranno tantissime i problemi, no, che dobbiamo affrontare. C'è maggiore responsabilità perché si sta vivendo un momento di crisi enorme e perché sappiamo che c'è adesso sono tutte le condizioni per poter dare più risposta avendo un governo nazionale che finalmente non è ostile. Questo però ci dà maggiore responsabilità. In qualsiasi ruolo andremo a rivestire sappiamo che la gente si aspetta da noi risposte importanti per i nostri territori, per le nostre imprese, per le famiglie, per le infrastrutture, per tutte quelle cose in cui in questi anni non siamo riusciti a trovare soluzioni certe, perché magari ci si scontrava con il no romano. Ecco, adesso questi no dovrebbero cadere e quindi se non cadono la responsabilità politica diventa ancora più incisiva e più importante. L'emozione è quello di essere un parlamentare, ma un parlamentare della Democrazia Cristiana, quindi corona un sogno dolore, sedere nel Parlamento più antico d'Europa, ma farlo con una maglia importante che è quella dello scudo crociato. Gli obiettivi, quello di fare bene per la nostra Sicilia, di fare bene per il nostro territorio, sapendo che c'è un'emergenza sanitaria che coinvolge tutta la provincia, una viabilità, quella interna soprattutto, che ha bisogno di un'attenzione per quanto riguarda il nostro territorio, le terme di Sciacca, che non appartengono a Sciacca ma appartengono a tutto il comprensivo.